Buon pomeriggio amici di TuttoSamo.it. Siamo con una ragazza, Betty Arcidiacono, turista a Samo. Benvenuta a Turista. Samo. Ebbè, di Samo proprio proprio non sei, sei una No, turista qui in no, no. vacanza. Guarda la telecamera, ecco, così Mi possiamo emoziono, ammirare guarda la tutta la tua telecamera. bellezza. Aspetta che siamo... No. Dai, dai. Allora, Vai, dimmi. innanzitutto come va? Partiamo Sì, l'intervista. come stai? Bene. Da quanti giorni è che sei a Samo? Dal 14? Dal 14, quindi oggi ne Oggi ne abbiamo abbiamo 17. 17, 3 giorni. Quindi Ascolta, è da tanto tempo che manchi dal nostro paese. 4 anni. Perché se no me ne sarei accorto, insomma, la tua presenza qui non passa inosservata. Quanti ricordi abbiamo, potremmo scrivere un libro, ma sei imbarazzata, tu dovresti essere abituata Sì, alle no, non sono telecamere. abituata alle Ma telecamere. davvero? Tu, con il lavoro che fai, Come tu che lavoro fai? Spieghiamo al pubblico che ci segue. davvero? Organizzazione di eventi per lo spettacolo. Sfondi una porta aperta, io faccio parte di un'associazione teatrale, potreste essermi Ho utile. visto sul E noi sito, ho visto. il 21 di questo mese, tu sei qui il 21? No. Porca puttana, perché se no venivi a vederci. E va bene, Domani notte parto. già domani notte ci lascerai. Allora, diciamo, cos'è che ti porti sempre nel cuore quando sei Quando vado altrove? via? Parente. Cioè io? Non lo so se crederti o meno. Le cose personali non le diciamo, sennò la gente poi domanda, e dai, ma cosa hai fatto? Cosa... Ma non mi piace dire le cose nostre, poi quanti ricordi, quante lettere mi mandavi. Vabbè, lasciamo stare. Sto scherzando. Tornando seri, dai. Tu ti occupi appunto di scenografia, conosci quindi tanti personaggi dello spettacolo. Ma non tantissimi, però qualcuno sì. Un nome? Non so, Michel Quella la Hunziker. conosci solo tu. Vabbè, sì, È amica tua. modestamente. Beh, amica un po' troppo. No, ma nessuno a livello personale, solo a livello Sì. professionale. Quindi sono tanti, non saprei. È la tua giornata tipica samese, come si svolge? Allora, si dorme poco? Sì. Perché abito qui dietro le campane del vecchio comune, quindi sono ogni quarto d'ora. Effettivamente, E quindi. quindi appena ti addormenti ti risvegli con il suono Sì, delle sì. Io pensavo campane. perché Comunque, altri dimmi. fastidi, Alfio che russa, forse? No, 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 no. Ah, non si bene, sente. bene. Ah, meno male. Allora solo le campane. Poi mi sveglio alle 7 perché c'è. Non mi fai ritenere troppo No, no, non ti vicina, però, preoccupare. infatti No, sei no, si vedono strano. gli occhi, no, si vedono gli occhi. Mi sveglio alle 7 perché c'è il sole che mi entra e mi batte proprio sugli occhi. Sì. Mi vesto. Sì. Colazione al bar. Lavare niente. No, dopo. Dopo perché la colazione è urgente la Ah, beh, mattina. certo, sì. Perché devo prendere il caffè. No, perché sai, l'igiene è Poi dopo. importante. Sì, dopo. Mi preparo, mi lavo, costume, mare, a Samo Beach. Ah, che bello, bello. Sai nuotare, vero? Poco. Poco. Comunque, Galleggio. galleggi, va bene. Comunque, ma pure non sei cicciona, eh? Vabbè, galleggi come corpo Sì che sono normale. cicciona. Senti, lo sai che assomiglia a Luana Colussi? Sai chi è? No. Neanche io lo so chi sia, però l'ho vista da qualche parte, i suoi gli stessi occhi, Luana Colussi. Andiamo a trovarla da qualche parte, mi sembra che è una presentatrice. E l'ho Non penso. vista qualche volta in TV, assomiglia a lei. Assomiglia a Comunque vai Ursula. su YouTube e la vedi e Va dice sono bene, io. lo faccio. Allora, a parte me quindi, diciamo, nel cuore cosa ti porti? Ti ho messo in È difficoltà. difficile, Vabbè, lo so di essere unico, però, insomma, Samo è vasta, è ampia. Che ne so, la chiesa. Non sei molto. Va bene, la va bene. chiesa no. È un peccato. Non lo so, sinceramente. È una cosa così che sento dentro questo legame con Samo, però dirti nello specifico che cos'è che mi lega a Samo. Certo. Eh beh, hai tanti amici, insomma, Samo, che sono affezionati a Abbastanza. te. Diciamoli Anche se così. ormai non ci Vabbè. vediamo più spesso, ma Esiste sempre il telefono, ogni tanto una chiamata. È vero? guarda che ci sentiamo Sì, vabbè, su su Facebook, Facebook. va bene, hai trovato la scusa. Comunque, ascolta, tu attualmente vivi a Roma. Attualmente vivo a Roma da 6 anni. Hai ormai preso la cadenza romana. Abbastanza, però Puoi mi sto contenendo adesso, no? farci una frase tipica romana. Oh, dai, dimmi qualcosa. Che ti devo Che ne so, dimmi dire? qualcosa al pari. Che ti devo dire? Ecco, già questo. E vabbè, a Porta Portese ce l'hai. Poco.
Ci andavo di più i primi tempi che stavo a Roma. Una volta si facevano tanti affari lì. Adesso non lo so. Bisogna essere mattina molto presto. Molto, ma molto presto. Una volta mi hanno fregato 100 lire lì in un gioco. Vabbè, lasciamo perdere. Il Colosseo. Colosseo, fantastico. Uh-huh. Cioè, sempre, ogni volta che ci passa davanti, è sempre come se fosse la prima volta. Poi Roma è stupenda, è una città stupenda, è una città dell'amore. E non potevi mancare tu a Roma. Olè! Olè! Adesso abbiamo chiuso con questa, botta scura. Vuoi salutare in conclusione qualcuno in particolare, qualche tua amica che ci segue attraverso la rete? Tutti, voglio salutare tutti. Si può? Sì, sì, tutti, quindi abbracci tutti. Abbraccio tutti. Un nome in particolare, che ne so, un'amica, tua sorella che ci segue sempre. Beh, allora sito. Mia sorella. Tua sorella ci segue per sempre. Lei Vicky. Sì, un abbraccio e un bacio speciale. Benissimo, che lei vive attualmente in Spagna. Quindi è campione del mondo, perché hanno vinto i mondiali. Ha festeggiato. Bene. Ok, va bene, Betty, grazie per la tua disponibilità. Prego. Finalmente siamo riusciti a intervistarti, perché so che tante telecamere, tante emittenti mia facevano madre a gara. Dal balcone. Ah, è così, perché. Quindi mi contengo, chiudo questa intervista, saluto Alfio, che è la persona più squisita di questo mondo, soprattutto a dei bei baffi. Va bene. Guardalo. Posso girarmi? Dov'è? Dove? Sì, dove? No, dove? È rientrato. È rientrato, si spaventa. Vabbè, poi intervisterò anche lui. Va bene, Betty. So che non è geloso tuo padre, no. Pochissimo. Ciao, un abbraccio, ciao ragazzi. Ciao.